Ma sono molto contento e siamo molto contenti che la famiglia abbia accolto la volontà dei napoletani, il mio appello, il nostro appello per il funerale a Napoli. È una cosa importante, il legame è molto forte. Stamattina abbiamo preso anche la decisione di farlo in piazza, perché è tutto il popolo che lo vuole salutare, quindi una chiesa non va bene, perché al di là dei maxi schermi che avremmo sicuramente messo, ma non è la stessa cosa. L'immagine di ieri sera, una piazza attraversata in un modo unico, irripetibile, io non, per lo so, almeno non ho mai visto un'immagine come quella di ieri sera, ma non solo a Napoli, in tutta Italia sicuramente, ma forse anche nel mondo. E quindi Pino sarà salutato in piazza Plebiscito, e quindi insomma, non è stato facile, perché la notizia è di stanotte, stamattina, anche stamattina c'era stato qualche altro ulteriore problema legato anche ai fatti, diciamo, dell'indagine giudiziaria, quindi siamo soddisfatti, stiamo organizzando in poche ore un fatto storico, quindi speriamo che vada tutto bene, non è facile. Anche un piano mobilità e un piano sicurezza pronti per questa sera oppure non cambia niente? Sì, no, abbiamo messo in campo una macchina organizzativa senza precedenti in poche ore, ma Napoli in questo sa dare risultati straordinari. Il comune, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, tutte le articolazioni, ANM, Protezione Civile, Polizia Municipale, sono tutti mobilitati, abbiamo rafforzato tutti i servizi. Napoli e Pino Daniele, quindi i napoletani tutti, non solo chi ha responsabilità istituzionale, risponderà alla meglio, con sentimento, con compostezza, con maturità e con commozione, come va ricordato Pino, e penso che sarà un'immagine irripetibile e che conserveremo sempre nella nostra memoria. Ha sentito i familiari, insomma, comunque persone vicino a lui in questa giornata? Noi siamo in stretto contatto con i familiari e anche per il futuro vorremmo rimanere in stretto contatto con i familiari. Il ricordo di Pino passerà attraverso la famiglia, attraverso gli amici, gli artisti, il popolo. Sarà un fatto popolare il ricordo di Pino anche nei prossimi mesi. Quindi lavoreremo sempre insieme e in queste ore siamo stati, devo dire, in stretto contatto. Devo dire, sono state ore difficili, complicate per tante cose. Speriamo che vada tutto bene anche oggi pomeriggio. Resta confermata anche la piazza in suo onore? Sì, quello ci stiamo lavorando, ci lavoreremo, ripeto, tutti insieme, sarà una piazza, sarà una via, lo vedremo, saranno tante iniziative, insomma, metteremo in campo tante iniziative per Pino Daniele. Pensa di tenere un'orazione funebre oppure di dire comunque qualche parola a No, ma nome non lo della so, qua è tutto città? improvvisato. Questa vicenda di Pino, dove c'è l'arte, dove c'è la maestria e dove c'è Pino Daniele, è tutto imprevedibile. Quindi non sappiamo. Sappiamo che si farà il funerale all'aperto ed è una partecipazione popolare, ripeto, come ieri. È molto di spontaneo e la volontà è quella dei familiari. Noi ci siamo attenuti molto alla volontà di quello che ritiene la famiglia.